Buongiorno, sono il professor Giancarlo Restelli, insegno all'Istituto Bernocchi di Legnano e in particolare nella quarta E Informatici. Questo video è nato quasi da una scommessa. La scommessa era: siamo tutti migranti in questa classe. Mi spiego meglio. Di solito consideriamo migranti tutti coloro che sono nati all'estero, oppure cercano di entrare in Italia, Lampedusa, oppure con la cosiddetta rotta balcanica. Poche volte si considerano migranti o figli di migranti i giovani nati a Legnano, ma i cui genitori o i nonni sono emigrati da Sud Italia in cerca di lavoro. Alla fine, come scoprirete, tutti gli studenti ed anche il sottoscritto non sono autoctoni, ossia con salde radici nel luogo dove vivono e lavorano. Nel mio caso sono nato a Legnano, vivo e lavoro a Legnano. Mio padre è locale, ma mia madre è di origine venete. Mia nonna si era trasferita qui a Legnano per lavorare nelle fabbriche, mentre in provincia di Verona il lavoro nell'agricoltura diventava sempre più difficile, sempre più precario. Simile alla mia storia è anche quella dei miei studenti. Ciao, mi chiamo Giulian Bandril, ho 17 anni e sono nato a Busto Arsizio. I miei genitori sono nati nelle bellissime isole delle Filippine. Si conoscevano già da giovani e dopo che mia madre lasciò casa per vivere assieme a mio nonno materno, già immigrato in Italia nel 80, mio padre la seguì per starle a fianco. Si sposarono a Roma, intenzionati di tornare nelle Filippine. Ma tra lavoro e famiglia, alla fine rimasero qui in Italia. E dopo alcuni traslochi si stabilirono qui a Legnano. Mi trovo bene con la mia famiglia qui in Italia e penso che rimarrò per il momento. Ciao a tutti, io sono Diego Bellante, ho 17 anni e sono nato a Legnano. Entrambi i miei genitori e i miei nonni sono siciliani, di Palermo per l'esattezza. Tutto iniziò quando mio padre, insieme ai miei nonni paterni, si trasferirono qui a Legnano poiché giù in Sicilia mancava lavoro. Di conseguenza, poi in seguito, quando i miei genitori si sposarono, vennero ad abitare entrambi al nord. Io amo l'Italia in tutte le sue sfaccettature. Ma in questo momento mi sento più a mio agio qui a Milano. Magari poi in seguito andrò ad abitare nella terra d'origine dei miei genitori. Un saluto a tutti, mi chiamo Enrique Del Pozzo, sono nato a Milano nel 2003, sono di origine peruviana, infatti tutta la mia famiglia proviene dal Sud America. La prima ad arrivare in Italia è stata mia madre, per trovare lavoro e migliori condizioni di vita dopo un evento particolarmente negativo. Poi sono arrivati mio padre insieme a mio fratello. Sono più di 20 anni che loro sono qui e in questo periodo ci siamo trovati abbastanza bene. Per il futuro penso che per un po' di tempo rimarrò qui, poi vedrò se trasferirmi in un altro paese. Ciao, sono Giovanni Durante, ho 17 anni e sono nato a Como. Mia mamma viene da Legnano, mentre mio padre è nelle zone di Salerno. Loro si sono conosciuti qui al nord ed è per questo che hanno cominciato a trasferirsi qui al nord dopo il loro matrimonio. Io trascorro molto spesso le estati al sud ed è per questo che non mi dispiacerebbe appunto trasferirmi. Ciao a tutti, mi chiamo Dalan Grubkay, ho 17 anni, sono nato a Legnano il 3 ottobre 2003. I miei genitori sono albanesi, si sono trasferiti in Italia perché in Albania c'era una situazione critica e hanno preferito lasciare il paese. Sono venuti in Italia anche per cercare di dare un futuro a me e a mia sorella. Essendo nati qui, io e mia sorella ci sentiamo ormai integrati in questa società italiana. Ciao a tutti, mi chiamo Adil Karim, ho 17 anni e vengo da Cerromaggiore. Mio padre venne in Europa dal Marocco negli anni 90 per continuare gli studi, ma dopo aver conosciuto mia madre decide di trasferirsi in Italia per garantire alla mia famiglia un futuro migliore. Essendo nato qua, l'Italia fa ormai parte di me e mi ci trovo molto bene. Salve a tutti, il mio nome è Ramiche Criti e sono nato in Italia, a Legnano. Attualmente ho 17 anni, i miei genitori sono nati in Tunisia, così come i miei nonni e tutta la mia famiglia. I miei genitori in particolare sono gli unici che si sono spostati per trovare lavoro, dato che in Tunisia non ce n'era. Sinceramente qui mi trovo molto bene, anche se non sono sicuro di rimanere. Anche perché per riuscire ad avverare il mio sogno di entrare nel mondo delle arti marziali miste, dovrò sicuramente spostarmi da qualche parte in posti ben più lontani, sperando di integrarmi bene come sono stato qui. Ciao, mi chiamo Josephine Sobra, sono nata a Novara e ho quasi 18 anni. I miei genitori e i miei nonni sono napoletani. I miei
I miei genitori hanno lasciato il sud per cercare opportunità di lavoro migliori e per darmi un futuro migliore. Mi trovo bene al nord e rimarrò qui a lavorare, anche se potrei avere un posto di lavoro migliore in un altro paese europeo. Salve a tutti, io sono Edoardo Lippolis e sono nato a Napoli. Tutti i miei parenti, anche loro, sono originari di Napoli. Purtroppo però la mia famiglia, per esigenze lavorative di mio padre, si è dovuta trasferire qui al nord, precisamente a Legnano. Oggigiorno la mia famiglia si trova bene in questa città, ma io personalmente penserò di andare via dall'Italia e di cercare lavoro in altri paesi, perché oggigiorno le opportunità di lavoro qui in Italia sono veramente scarse per noi giovani. Salve a tutti, sono Marco Maier, ho 17 anni e sono nato a Rho. Mio padre ha origini lombarde, mentre mia madre è nata in Toscana. Mia mamma è nata in Toscana perché i genitori dei miei nonni erano proprietari terrieri di un paese in Puglia, che poi hanno venduto per poi acquistare altra terra in Toscana, che hanno diviso con i vari figli. I miei genitori si sono conosciuti qua a Milano perché mia madre abitava qui per lavoro insieme ai suoi genitori, e infine hanno deciso di rimanere qui a Milano perché si trovano bene sia con il lavoro e sia con il posto. Ciao a tutti, sono Niccolo e ho 17 anni. Mio papà è nato a San Giorgio, in provincia di Legnano, invece mia mamma è nata a Cuggiono. Invece mio nonno è nato a Villa Stanza e mia nonna a Bolzano. E successivamente si è dovuta trasferire verso Milano per dei motivi lavorativi e credo di rimanere qua in Italia, anche se non è una certezza. Ciao, mi chiamo Paolo, ho 19 anni e nonostante il mio passato sia piuttosto limitato alla nostra penisola italiana e nonostante io sia nato e cresciuto a Legnano, ho delle origini abbastanza variegate. Partendo da mia madre, che ha i genitori siciliani, e mio padre che è pugliese. Poi andando ancora più a fondo ho scoperto anche che parte della famiglia di mio padre viene sì dalla Puglia, ma da una parte della Puglia chiamata Grecia Salentina, in cui la lingua parlata è il greco e la cultura in cui si vive è quella greca. E comunque, oltre alle origini della mia famiglia, io stesso mi ritengo un migrante. Ancora non mi sono spostato da nessuna parte e fortunatamente non dovrò farlo per necessità, come ancora oggi avviene in molte parti del mondo. Però ritengo che l'immigrazione sia qualcosa di stupendo, anche per la conoscenza di altre culture e di altre vite. Ciao a tutti, sono Gianluca Merrenage, sono nato a Napoli e i miei genitori sono di origine dello Sri Lanka, paese che hanno dovuto lasciare per trovare una situazione economica migliore. Mio padre mi raccontò che quando arrivò in Italia fu aiutato da diverse persone, soprattutto da una donna, che lo aiutò a fare i documenti e a trovare un lavoro. Grazie a questo mio padre riuscì a costruirsi una famiglia a lavorare tuttora come meccanico. Ringrazio l'Italia e gli italiani. Ciao, sono Teresa, sono nata a Legnano e ho 17 anni. I miei genitori sono nati in Calabria e anche i miei nonni sono calabresi. Sono venuti qui a vivere a San Vittore Lona circa 35 anni fa per motivi di lavoro. Resteremo qui e non torneremo a vivere nel sud Italia, ma ogni tanto ci piace andare a fare una vacanza nel paese dove sono cresciuti i miei genitori. Salve a tutti, mi chiamo Andrea Musazzi, sono nato a Legnano e ho 17 anni. I miei genitori sono nati a Cuggiono, mio nonno materno è nato a Parabiago, mentre mia nonna materna è nata in provincia di Brindisi, che si trova in Puglia. Mio nonno paterno è nato a Parabiago, mentre mia nonna paterna è nata in provincia di Napoli. I miei genitori non hanno lasciato il loro paese a differenza delle mie nonne, come ad esempio mia nonna materna che si è spostata dalla Puglia verso Milano perché suo padre era in cerca di lavoro che al sud non si trovava. Mi trovo bene qui e penso di rimanere qua per il lavoro anche se non so cosa mi aspetta il futuro. Salve, mi chiamo Alan Solave, ho 18 anni, sono nato a Milano e sono di origine filippina. I miei genitori sono dovuti venire qui in Italia per trovare lavoro. Stare in Italia mi sta piacendo molto, ma non penso di rimanerci per sempre. Infatti penso di andare all'estero per cercare nuove esperienze e nuove possibilità. Ciao, sono Mattia Spalmisano, 18 anni, sono nato a Legnano. I miei genitori sono nati entrambi qui, mia mamma a Legnano e mio papà a Bussarsizio. I miei nonni materni sono nati in Lombardia, mentre quelli paterni sono nati in Puglia. Mi piace stare qui dove vivo, però non mi dispiacerebbe trasferirmi al sud in futuro.
Sono sicuro che avete ascoltato con attenzione le loro storie. Sono 17 studenti e 7 di loro sono nati in Italia, ma hanno tutti e due genitori stranieri. Due sono filippini, uno viene dallo Sri Lanka, uno dal Perù, e poi nella classe ci sono un marocchino, un tunisino, un albanese, tutti pienamente integrati e capaci di parlare un ottimo italiano. Dei 6 continenti nel mondo, nel nostro piccolo microcosmo della classe, la quarta E informatici dell'Istituto Bernocchi, sono rappresentati 4 continenti: Africa, Asia, America ed Europa. Altri compagni, invece, esattamente 4, hanno radici nel sud Italia, con tutti e due i genitori nati nel sud più i nonni. Altri invece hanno genitori nati a Legnano, ma i nonni sono nati e vissuti in altre regioni, soprattutto del sud. Nessuno di loro ha i due genitori e i 4 nonni nati a Legnano o nei comuni intorno. Colpisce poi in alcuni di loro, italiani o figli di genitori stranieri, il desiderio di lasciare l'Italia per cercare migliori opportunità di lavoro e fare esperienze di vita. A questo punto possiamo dire con orgoglio che siamo tutti migranti, perché apparteniamo tutti a famiglie di migranti. Siamo contenti di avere identità e appartenenze diverse, perché è dell'uomo non avere mai radici stabili in nessuna parte del mondo. Vorrei concludere con le parole di uno dei miei studenti. Scrive Paolo, la cui storia familiare è divisa tra Sicilia e Puglia. Sono convinto che l'emigrazione è qualcosa di straordinario, così come la conoscenza di altre culture. Anche noi facciamo nostra questa idea e auspichiamo che molte altre persone se ne convinceranno al più presto. Grazie. Quella gente in quelle sere nere non l'ho vista bene, volerei potere, non ci sono barriere. Siamo tutti insieme sotto una bandiera, anche chi dietro le sbarre è dentro una galera. Vedi come stanno tutti fermi, lei ci guardano con occhi maliziosi che ci stanno criticando. Bro, siamo troppo diversi, quindi gridano lo scandalo, danno a lui del vandalo, i criminali scappano. Voglio nei corsi di recupero, no, del vostro odio sono saturo, no, siamo tutti uguali, anche chi albanese, egiziano pure cingalese, quindi no resist. Voglio nei corsi di recupero, no, del vostro odio siamo saturi, no, siamo tutti uguali, anche chi italiano o brasiliano, quindi no resist, quindi no resist. Voglio nei corsi di recupero, no, del vostro odio siamo saturi, no, siamo tutti uguali, anche che argentino, cinese o marocchino, quindi no resist, no resist. Voglio la pace, non la morte o la strage, no. E non veder bambini piangere per le strade. Siamo tutti uguali, non siamo diversi, guardando gli occhi di un amico vediamo noi stessi. Chiudo gli occhi e sogno la pace nel mondo, ma non lo cambi se non hai visto il fondo. Gente senza casa, con nessuno bada, senza speranza non gli rimane più nada. Voglio nei corsi di recupero, no resist, del vostro io sono saturo, no resist. Siamo tutti uguali, anche che Salvatore è romeno pure tunisino, quindi no resist. Voglio nei corsi di recupero, no resist, del vostro odio siamo saturi, no resist. Siamo tutti uguali, anche chi è bulgaro svedese, quindi no resist, quindi no resist. Voglio nei corsi di recupero, no resist, del vostro odio siamo saturi, no resist. Siamo tutti uguali, anche chi è cileno, pakistano, coreano, quindi no resist, no resist.